io sono Carla e questo è il mio canale. Ciao a tutti, sono Carla e questo è il mio canale. Allora, l'altra sera sono stata ad un evento qui a Torino che si chiamava Torino Meets Bloggers. Era un evento al Boccaccio 80, che è un locale sempre qui a Torino, in cui c'è musica, si fanno aperitivi. Fra gli organizzatori c'era Elisabeth Sinisi, che è una ragazza che ha un blog che ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa. Una ragazza che si impegna sempre ad organizzare eventi del genere, anche per comunque valorizzare la moda a Torino, perché la moda si è solita pensarla a Milano, no? Però ovviamente in ogni città ci sono persone che si occupano di moda, e quindi è anche bello unirsi, conoscersi e scambiarsi idee. Quindi questi eventi sono sempre molto azzeccati, secondo me. Quindi l'altra sera l'evento era organizzato in questo modo: c'erano dei brand, degli stilisti che mostravano i loro prodotti e comunque spiegavano un po' a chi era interessato il loro pensiero, come è nato il loro brand e queste cose qui. C'erano dei brand che personalmente non conoscevo, quindi sono molto felice di averli conosciuti. Oltretutto è stato molto interessante parlare con le singole persone che appunto ci illuminavano e ci mostravano i loro prodotti. Poi appunto nel locale c'erano tantissimi blogger, di youtubers non ce n'erano, a meno che non me ne sia sfuggito qualcuno, però erano più che altro bloggers, fra cui le Torino Fashion Bloggers, che sono, spero di ricordarmele tutte perché sono veramente tante, poi ieri sera non erano tutte, ma c'era Giulia, Elisabeth, Chiara, Elisa, Eleonora, Gemma. Però fra le Torino Fashion Blogger ci sono anche per esempio Serena ed Emily, che avevo conosciuto ad altri eventi precedenti, e le altre mi sembra di non conoscerle personalmente. Ho avuto il piacere anche di conoscere Ornella del blog The Fashion Dance e sono stata con lei tutta la sera, poi oltretutto siamo tornate anche indietro in macchina insieme perché siamo abbastanza vicine, abbiamo scoperto di zona, quindi siamo tornate indietro insieme. E quindi tante tante conoscenze, tanti nuovi brand che adesso vi andrò a presentare, così magari vi rendo un po' partecipe, anche se non sono riuscita a portarvi direttamente con me, ma c'era la musica molto alta e quindi non si sentiva la mia voce. Sono illuminata. Ok, il primo brand che ho conosciuto è stato Nana. Carla, come me, che realizza gioielli tutti a mano, e ci ha spiegato il tempo che ci mette per fare un singolo orecchino. Vuole veramente impegno, lo fa per passione. Tutto nasce perché lei, guardandosi intorno, non riusciva a trovare dei gioielli che la rappresentassero. Quindi crea questi gioielli spinta dalla voglia di realizzare qualcosa che la rappresentasse pienamente. All'inizio li faceva solo per lei e poi con il tempo ha portato questa cosa anche ad un pubblico. A lei piace il vintage in chiave moderna oppure l'etnico in chiave chic. Nonostante gli orecchini che realizza sono grossi, devo dire che tenendoli in mano sono veramente molto leggeri, quindi sono veramente portabili da tutte. Poi tutti i pezzi sono pezzi magari non unici ma quasi unici, perché va a ricercare dei pezzi vintage anni 40, anni 50, anche di questo brand. Comunque trovate i link sotto nell'info box. Poi vorrei parlare di un brand che mi ha molto colpito, che è Never Enough. Appena sono entrata nella stanza mi ha subito colpito per i suoi colori grigi, neri, sapete, quello è il mio genere. Oversize oppure
oppure asimmetrici, maglie più lunghe da una parte, più corte da un'altra. Sul tavolo c'era un vestito di cui mi sono follemente innamorata, un vestito lungo, nero, con degli spruzzi, diciamo, grigi bianchi, tipo di vernice. Manica, aveva una cerniera, era bellissimo quell'abito, veramente non si vedeva bene, qui si vede sicuramente meglio. Questi sono degli esempi di ciò che troverete, vi faccio vedere altri modelli giusto per farvi capire, no? Sto leggendo qui una frase bellissima: quelli che dormono poco e amano tanto perché la vita non è mai abbastanza. Bellissimo. Anche di questo brand trovate tutto giù. Lo so, lo ripeto, sono monotona, però ci tengo perché non c'è un brand che ho conosciuto ieri sera che non mi piaccia. Siamo invece ad un'altra marca che mi è piaciuta molto, nonostante sia un genere nettamente diverso da quello che vi ho appena citato. Trovo una marca stra innovativa. Sto parlando di Rebecca, non vedete nulla, quindi vi faccio vedere così. Abbiamo parlato molto con Stephanie, appunto la ragazza che disegna tutti gli abiti, come potete vedere qui. E oltretutto bellissima, aveva un turbante in testa, fantastica, anche di questo vi metto le foto. Questi abiti oltretutto si possono trovare da Unique, che è un negozio via San Francesco da Paola 33. Stefani mi ha raccontato che ha fatto l'Accademia delle Belle Arti e quindi ama l'arte e voleva conciliare queste sue due passioni, ovvero l'arte e la moda, comunque il creare vestiti. Tant'è che ho letto dal Depian che mi ha dato che lei piace chiamare i suoi vestiti, i suoi abiti, arte in movimento. Ci sono in particolare abiti, vestiti molto particolari con stampe molto singolari, diciamo. Per esempio c'era un vestito base azzurra con sopra stampe di uova, che però a primo impatto sembravano nuvole. E era bellissimo quel vestito, oltretutto si poteva abbinare con la borsa, con la stessa stampa. Io personalmente mi sono innamorata di una borsa, bauletto, con sopra una stampa floreale rosa. Anche di quella stampa c'erano i vestiti. Nel paese delle meraviglie, però ci sono abiti anche alla portata di tutti, perché ovviamente bisogna accontentare tutta la clientela, tutti i gusti di tutte le donne. Passiamo invece all'Andy Fancy. Questa è una marca che realizza piumini. Sono piumini molto particolari, non si trovano in giro piumini del genere perché hanno la particolarità di essere reversibile, che è una caratteristica che trovo veramente molto intelligente e direi essenziale. Perché come dicevo alle ragazze ieri, mi piacciono quei piumini molto colorati, con una fantasia molto particolare, però c'è sempre il problema che se sei vestito di fantasia non puoi metterti un piumino molto colorato e poi comunque rischi anche di stancarti. Avendo il lato reversibile, per esempio io amo il lato reversibile nero, ne ho provato uno con una fantasia gialla molto bella che dentro era nero, quindi perfetto, perché poi se sei vestito di fantasia lo giri dalla parte nera ed è perfetto. Oltretutto questo modello era molto particolare perché era molto svasato, molto largo, e per me era un po' grosso perché ovviamente lì non avevano tutte le taglie, però la mia taglia sarebbe stata meravigliosa. Ci sono stampe pixelate, ingrandite, fluo, floreali, ci sono appunto molti modelli disponibili, io particolarmente ne ho provati due, un po' lunghi, che trovavo i più carini, diciamo, i più eleganti anche. Thank you.
anche su Instagram. Infatti su Instagram ho pubblicato una foto in cui indossavo un loro piumino, li ho taggati, quindi se volete cercarli anche lì, comunque tutti i link sapete ormai dove sono. Finisco con Lab 14 Showroom. Non ho avuto l'opportunità di vedere i loro abiti perché appunto non avevano esposto i loro prodotti, però sicuramente vado a farci un salto. Comunque questo negozio si trova in via Maria Bricca 14 e il sito è www.lab14.it. Niente, è finito, questo è stato un po' il resoconto della serata. Ovviamente inserire tutto in un video non è semplice, quindi spero il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto conoscere cose nuove, blogger nuove, brand nuovi, e io vi mando un grosso bacio, alla prossima, ciao!